Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il dottor Cardiello. Il dottor Cardiello, sappiamo, è esperto di contabilità, nonché segretario di ente locale. Oggi è la sua seconda giornata, se non sbaglio, Francesco. Ok, oggi parla di anticipazioni di tesoreria, indebitamento e operazioni con il debito. L'argomento è molto importante dal momento in cui si parla di movimentazione di cassa, di equilibrio di cassa e di gestione della stessa. Abbiamo visto come, quando siamo andati ad affrontare il ciclo delle entrate, il ciclo delle spese, gli equilibri in senso lato del bilancio e quello che è il buon percorso di programmazione, di gestione dell'ente, anche alla luce dei principi contabili, anche quelli universali, il discorso della cassa sia stato particolarmente rilevante. L'anticipazione di tesoreria è un istituto che è stato interessato e che viene spesso richiamato in quelle che sono le leggi di bilancio, le vecchie finanziarie, per degli ampliamenti, degli allargamenti delle maglie dell'anticipazione e vedremo poi in quali circostanze questo viene previsto. L'indebitamento è la normale operazione di indebitamento che si può vedere anche come soggetti privati, ovviamente qua è riferito nell'ambito pubblico, quindi i partner e l'interazione sarà anche ad esempio con l'Istituto di Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che l'Istituto del Credito Sportivo e le manovre che interessano l'indebitamento sono ricomprese e all'interno del testo unico degli enti locali e anche qui all'interno di varie manovre, la manovra estiva, la legge di agosto piuttosto che la legge di bilancio. Abbiamo visto come proprio alla luce del particolare momento che stiamo vivendo, anche il debito abbia un trattamento particolare nella sua applicazione e nella sua estinzione. Operazioni di estinzioni non così automatiche, ma che sono spesso oggetto di norme e di interventi ad hoc, e sia le anticipazioni di tesoreria che le operazioni di indebitamento hanno poi una loro trattazione particolare dal punto di vista della registrazione contabile e dal punto di vista dell'incidenza anche nella contabilità economico-patrimoniale. Ci sono poi delle particolari situazioni, dei particolari momenti della vita dell'ente che non consentono allo stesso, ad esempio, di ricorrere all'anticipazione di tesoreria e ci sono dei momenti particolari in cui l'anticipazione, qualora sia stata sostenuta, deve essere estinta. Il debito, come abbiamo detto, ha una serie di norme particolari, ha un metodo di calcolo per quello che è la capacità di indebitamento dell'ente stesso, un po' riprendiamo magari degli argomenti già anticipati, seppur in modo molto leggero, in quello che è stato l'altro appuntamento del dottor Cardiello. E quindi ora gli lascio la parola in modo che possa iniziare la giornata. Come detto, gestisci tu le pause a Va bene. necessità e io sono in oscuro. Ciao ciao. Va bene. Allora, buongiorno a tutti. In realtà, come già anticipato da Marco Sigaudo, oggi, in pratica seguiremo un poco lo stesso percorso che abbiamo intrapreso con la lezione precedente. Infatti, oggi il focus è orientato sull'altro grande aggregato, generalmente oggetto di attenzione da parte del legislatore in tema di contenimento, perché ormai abbiamo compreso che i due grandi focus per controllare, tra virgolette, l'andamento dei bilanci degli enti territoriali sono la spesa di personale da un lato e le operazioni di indebitamento dall'altro. Abbiamo concluso il precedente intervento introducendo l'articolo 119 della Costituzione. L'articolo 119 della Costituzione, come dicevamo e come ribadiamo oggi, ha elevato a livello costituzionale il principio. Si chiama Golden Rule, secondo la quale gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. Quindi abbiamo una prima grande limitazione a livello costituzionale rappresentata dall'articolo 119. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo ed esclusivamente per finanziare spese di investimento. Si tratta di una regola non nuova nel panorama dell'ordinamento degli enti locali. Infatti, la regola già esisteva nell'ordinamento degli enti locali, quindi già a partire dalla legge 142, poi col decreto 77 del 95, già da allora esisteva un vincolo di destinazione alla contrazione di debiti. Già da allora gli enti territoriali, gli enti locali potevano
procedere attraverso operazioni di indebitamento solo ed esclusivamente a finanziare la spesa di investimento e mai la spesa corrente. Con la finanziaria del 2004, la legge 350 del 2003, il legislatore è venuto in qualche modo in soccorso agli enti e ha individuato in maniera dettagliata quelle che sono le forme di indebitamento possibili, accessibili, scritto qui nella slide per gli enti locali. Francesco, sì. Prova a togliere il video. Sì, un attimo. Così magari guadagniamo un po' di banda, perché a volte va in si frizza. Ok, un attimo solo, vediamo un po'. Si toglie? C'è ancora, sì. Sì. Ok. Adesso? Sei fuori, va bene. Va bene. Ora devi solo riproporre le slide. Ok. Perfetto. Allora, dicevo, con la legge 350 del 2003, all'articolo 3,17, il legislatore ha individuato in maniera dettagliata quelle che sono le operazioni di indebitamento, quindi le forme di finanziamento accessibili per gli enti, e sono state individuate in assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, aperture di credito, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrate, a crediti e attività finanziarie e non finanziarie, a somme incassate al momento delle operazioni di operazioni su derivati, i famosi upfront di cui parleremo successivamente, il leasing nella forma del leasing finanziario e il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Come vediamo, quindi, il legislatore del 2003 si è preoccupato di individuare in maniera dettagliata ciò che per un ente locale deve intendersi come indebitamento ed ha individuato in maniera esplicita queste tipologie che abbiamo illustrato. Precisa, e questo è importante perché poi vedremo gli effetti successivi e vedremo poi cosa accade contabilmente, il legislatore precisa al comma 17 dello stesso articolo 3 che non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare entro il limite massimo stabilito dalla norma statale vigente una momentanea carenza di liquidità e di effettuare per le spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. In buona sostanza, che cosa va ad escludere il legislatore? Il legislatore va ad escludere dalle operazioni di indebitamento quelle che sono le anticipazioni di liquidità, le anticipazioni di tesoreria, e cioè quelle operazioni di cui dopo parleremo in dettaglio, che consentono all'ente di superare dei momentanei periodi di carenza di liquidità, e ribadisco momentanei periodi perché poi generalmente vedremo le patologie del ricorso all'anticipazione di tesoreria, all'anticipazione di liquidità, e stabilisce in maniera espressa che ancorché queste operazioni, prima fase, soprattutto in relazione a quelle anticipazioni di liquidità pluriennali, di cui per la prima volta abbiamo visto gli esiti col decreto 35 del 2013, non sono operazioni di indebitamento, quindi non rientrano nei limiti che successivamente vedremo previsti dalla legge in relazione al ricorso all'indebitamento. La legge 296 del 2006, e siamo già 3 anni dopo con la finanziaria 2007, all'articolo 1,739 stabilisce che alle operazioni di indebitamento di cui abbiamo visto prima si aggiungono le operazioni di cessione o cartolizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni anche mediante ristrutturazione dei piani di ammortamento. Quindi
quelle tipologie vengono integrate da questa ulteriore tipologia, quelle tipologie di indebitamento vengono quindi integrate ancora una volta con un'operazione tipica, quindi vengono espressamente stabilite dalla legge quelle che sono le operazioni di indebitamento. Il merito della legge 350 del 2003 è anche quello di individuare che cosa si intende per spesa di investimento, che come tale è finanziabile con le operazioni di indebitamento che abbiamo visto. Le spese di investimento, dice il legislatore, sono l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali. Poi la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale, l'acquisizione di aree esproprie e servitù onerose, la partecipazione azionaria e conferimenti di capitale nei limiti delle facoltà di partecipazione concesse ai singoli enti mutuatari dei rispettivi ordinamenti. Vediamo di fatto come in qualche modo la legge 350 va a illustrare quello che è il contenuto del titolo secondo del bilancio, che riguarda poi le singole tipologie di spesa di investimento, così come poi successivamente dettagliate dallo strumento di bilancio. Ancora, le spese di investimento finanziabili con indebitamento sono l'acquisto, la costruzione, questo è una ripetizione di quella precedente, cioè, ecco qua, i contributi agli investimenti a favore di un altro ente appartenente alla pubblica amministrazione, quindi trasferimenti ad altri enti della pubblica amministrazione che sono però contributi agli investimenti, i contributi agli investimenti a favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e gestori di reti, gli interventi contenuti in programmi generali relativi ai piani urbanistici e con l'articolo 3,19 viene stabilito ancora una volta che gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per finanziamento di conferimenti rivolti alla capitalizzazione di aziende o società finalizzate al ripiano di perdite. Era una norma che già esisteva, viene ribadita dall'articolo 3,19 ed evidenzia appunto la impossibilità di ricorrere all'indebitamento per ricapitalizzare le aziende e le società partecipate in relazione alla necessità di ripianare le perdite.